Sono qui per, come dire, fare quattro chiacchiere su questo libro storico sulla fotografia del Novecento, quindi non dalle origini, che ha scritto Walter Guadagnini per Zanichelli, di cui ho visto, diciamo, dei frammenti di capitoli, perché il libro sta ancora uscendo. Insomma, spesso i libri, come dire, l'avventura di produrre un libro può avere delle complicazioni, per cui il libro vero ci sarà tra qualche giorno. Credo che sia un problema di diritti, non lo so bene esattamente. Però la lettura che ho fatto, diciamo, in frammenti di tempo, in attesa che il libro sia redatto, sia, diciamo, dato alle stampe completamente, è interessante, fa già capire come è stato il progetto e la filosofia di questo libro, che ho trovato un libro che ci voleva, un libro che non c'era. Intanto un libro che racconta in un modo abbastanza dettagliato l'avventura fotografica del Novecento, partendo dal pittorialismo, quindi da un movimento che proprio sta a cavallo, diciamo, del secolo XIX e XX, fino alla contemporaneità. E lì è sempre molto difficile decidere qual è il limite a cui fermarsi. E credo che Walter arrivi proprio alle esperienze in corso contemporanee che si mischiano moltissimo con l'arte contemporanea, con la pittura, eccetera, e che in qualche modo è come se ricucissero l'inizio del secolo, passando da tante altre esperienze importanti, non solo europee, americane, ma anche recentemente dei paesi che si sono affacciati all'arte contemporanea come la Cina o l'Africa, e con il vantaggio, devo dire, con la formula, se sono in grado di fare dei paragoni, una formula che ho trovato interessante. Quindi disegnando un libro storico è inevitabile fare un libro verticale, quindi cronologico. Questo può indurre a un certo punto a una magari sazietà per certe cose, come dire, a un certo punto uno è come se fosse un libro di studio, no? Quindi un libro di studio può essere anche un po' noioso a volte. Invece lui usa un procedimento, una progettualità trasversale, cioè certi argomenti lì, come dire, li connette con altri che stanno sullo stesso piano, storicamente parlando, precedente, quindi inevitabilmente li recita, li riprende in mano e quindi porta il lettore, il fruitore, su un piano che non è un piano lineare, è un piano, come dire, a slalom. E questo è molto narrativo, come ti porta dentro alle vicende della fotografia come se fosse una cosa viva. Io ho trovato che questo stratagemma, questo progetto, è una delle qualità del libro, oltre al fatto di aver avuto l'impegno di farlo, perché fino adesso non c'era un libro che raccontava la storia della fotografia da lì fino a questi giorni qua. C'erano, come dire, dei saggi molto interessanti, divisi magari a stazioni, a monografia, periodi, però, come dire, un po' sfilacciati.